Questa è la Mizuno Wave Neo Ultra, che rappresenta una scarpa con vocazione ecologica che consente a noi podisti amatori di correre tutte le distanze, soprattutto correndo lentamente, ha un'ammortizzazione davvero fantastica e nei prossimi minuti spieghiamo a chi sono adatte. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di circa 300 grammi, drop 8, 39 mm nel tallone, 31 mm nell'avampiede. La presenza copiosa di gomma si fa notare. Stiamo parlando di un'intersuola Energy che è molto più morbida rispetto invece a quella che avevamo visto sulle scarpe Mizuno di qualche anno fa. Senza voler necessariamente banalizzare la scarpa, stiamo parlando di una versione estrema delle Sky 6 che sono appena uscite sul mercato. In realtà questa scarpa ha un DNA unico derivato soprattutto dalla sua vocazione ecologica, ha una tomaia in knit molto strecciante che però nella parte posteriore dei punti di struttura molto ben organizzati che la rendono un po' più stabile invece rispetto alla versione delle Wind. Tra l'altro sarebbe davvero molto flessibile se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni che in casa Mizuno pioveranno copiose nei prossimi giorni, sicuramente quella delle Mizuno Wave Rider 26, delle quali ovviamente abbiamo già fatto l'unboxing. La mia opinione di questa scarpa è sicuramente positiva, la utilizzerei soprattutto per quei lenti rigeneranti che di solito cerchiamo noi podisti amatori di evitare, ma che servono come il pane e soprattutto per migliorare la capillarizzazione. Lascio comunque la parola ad Andrea, con il quale abbiamo raccontato in dettaglio tutte le caratteristiche, i pregi e i difetti di questa scarpa. Dopo giubbotto. Andrea, a chi sono adatte queste Mizuno Neo Ultra che abbiamo testato per oltre un mese in Vallolona e in altri posti? Ciao a tutti, ciao Max. Mi sembra di più di un mese l'abbiamo testata, questo sbaglio. Secondo me è una scarpa top per atleti un po' più pesantini, ma anche per corse dente rigeneranti, per atleti un po' più leggeri. Quindi secondo me più per atleti sopra i 75 kg, ma anche per quelli che ne pesano di meno. Cioè, per dire, io non mi sono trovato male a fare le corse lente. Cioè, anzi, quando avevo voglia di un po' più di riposo, una scarpa così top. Invece Andrea, a livello di Energy, in questo caso è super presente la intersuola di casa Mizuno dal 2020. Come l'hai vista e soprattutto cosa ne pensi del fatto che nell'avampiede ci sono 31 mm? Diciamo che atleti come me che corrono di avampiede abbiamo sempre fatto fatica a trovare una scarpa protettiva nell'avampiede. Beh, questa qua c'ha tantissima schiuma ovunque, quindi questo è già buono. Però in effetti un avampiede così bello protetto, secondo me, anzi, non è per niente banale nelle corse di recupero e per atleti che fanno una badilata di chilometri. E a livello di durometro, come l'hai vista, è più morbida o più reattiva e soprattutto a chi la raccomanderesti? Durometro, mi sta venendo qualche battuta scabrosa, ma eviterò di farla. Dai, guarda, è morbidissima, è morbida anche quando la usi. Se io davvero continuo a dirla, adesso sono un po' ripetitivo. Chi amava Mizuno la amava perché era molto dura l'intersuola e adesso è diventata bella morbida. Praticamente non c'entrano più niente con le vecchie Mizuno. Per me è un fatto positivo perché davvero mi piace molto questa nuova intersuola, questa morbidezza e comunque, anche se è morbida, non è cicca e soprattutto non fa cedere il piede, quindi secondo me è top. Perché ultimamente comunque le scarpe troppo morbide stavano facendo cedere un po' troppo il piede e invece queste qua no, quindi sono stabili. Paradossalmente la tomaia, secondo me, è migliore rispetto a quella delle Wind. Cosa ne pensi e che sensazione ti ha dato? Forse un po' meglio sì, perché il piede andava in giro un po' di meno. Cioè, beh, guarda qua, c'è un pochino più di rinforzo, esatto, ma niente di che, cioè guarda come si spiaccica. Non è proprio una tomaia che amo in generale, quella in knit, però sì, è meglio di quell'altra. Cosa ne pensi a livello di allacciatura e soprattutto come hai visto il tallone? Il tallone l'ho visto con gli occhi. No, ascoltami, l'allacciatura è l'altro problema, diciamo, con una tomaia così morbida, dopo devi sempre tirare tanto i lacci, ti tira troppo dopo sul dorso del piede, quindi a me non fa impazzire. Forse per chi porta le scarpe un po' più larghine.
la zona del tallone, guardala qua come è morbida, diventa un po' dura solamente gli ultimi 2 centimetri, per il resto c'è poca protezione con la conchiglia nel tallone. Quindi a livello di stabilità la suggerisci soltanto per atleti neutri che però comunque vogliano riposarsi in una corsa lenta? Sì, assolutamente, scarpe da atleti neutri. Peccato, perché davvero secondo me con una tomaia diversa avrebbero fatto una scarpa completa per tutti. Ottima schiuma e una tomaia più rinforzata era davvero top. A livello di battistrada non è cambiato molto rispetto a quello delle Wind, anche se in realtà sono stati adottati degli anelli circolari che di fatto consentono comunque un'ottima trazione anche in queste giornate di pioggia. Ma torniamo alla recensione per parlare del Wave. È una piastra diversa da quella che c'era ai tempi, è più lineare, diciamo, non fatta d'onda. Dovrebbe solo donare stabilità, non credo che sia inserita per una propulsione. Invece Andrea, secondo te a chi sono adatte queste scarpe e a che ritmi le consiglieresti? Ma i ritmi non mi farei paranoia, diciamo i ritmi dal lento svelto al lento, al rigenerante, quindi l'utilizzo, più che i ritmi li utilizzerei per i lenti rigeneranti, i lenti svelti, comunque roba che non sono lavori. A chi sono adatte, ripeto, secondo me a tutti gli atleti strizzano un po' di più l'occhio ad atleti un po' più pesantini, sempre stanno un pochino accorti alla tomaia che è un po' ballerina. Suggeriresti, ovviamente non l'abbiamo ancora provata, queste Ultra oppure le Sky 6 che sono appena uscite e delle quali sicuramente nei prossimi giorni faremo un test completo? Diciamo che queste qua rispetto alle Sky sono un pochino più veloci, sono un po' meno stabili, forse per un atleta un po' più ciccio potrebbero andare bene queste qua per fare i lavoretti, invece le Sky per i lenti. Dal tuo punto di vista, stesso numero o mezzo numero in meno, visto che questa tomaia è comunque molto elastica? Vedo che anche te, l'ultima volta le usate te, sono strette, tirato ai lacci di brutto. Ok, mi ricordo, sono larghe anche a me, quindi il tuo numero. E quindi direi un numero in meno, mi sa, mezzo numero in meno ci sta, quindi nel mio caso un 8 e mezzo invece che, no, un 9 invece che un 9 e mezzo. Sì, poi chiaramente sappiamo che il numero europeo di Mizuno è leggermente diverso rispetto a quello degli altri marchi, quindi metterò in sovraimpressione la tabella comparativa per aiutarvi a scegliere. Dovevamo fare una petizione e togliere la misura EUR e quella UK che davvero sono inutili. Se non deleterie, perché davvero cambiano, sono come le scale di Harry Potter, gli piace cambiare. Io continuo a dire fidatevi, dovete basarvi sull'US e sulla misura quella lì, cos'è che è, giapponese, in centimetri. Sì. Però aspetta, cos'è che è Adidas che scrive GPN, che dovrebbe essere Japan? Sì, lì inizia a essere un po' diverso. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, noi andiamo a berci un coffee o, se preferisci, a dar da mangiare al coniglio. O a mangiare il coniglio. Io il caffè adesso me lo verso addosso, se lo beviamo. Ah, e scusami, i caffè non stanno più arrivando, mi sembra, o sbaglio? Ma tu ti hai fatto il militare oppure sei iscritto in una squadra dell'esercito? Qualcuno mi ha dato, cos'è che mi ha detto, bugiardo, qualcuno che mi conosce, perché sa che non ho fatto il militare. Questa maglietta qua è original e me l'hanno regalata la Maratona di Firenze. Gli unici due italiani pretendenti al titolo di primo italiano a Firenze eravamo io e Ricatti, e quindi ero giù invitato come elite. Poi vabbè, mi ha battuto il buon Agi, che hanno fermato per doping poco tempo fa. E niente, mi hanno regalato questa maglietta e niente, la porto con fierezza perché mi piace. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!